È nato il 19 dicembre 1987 a Bron, un piccolo quartiere della periferia di Lione. È nato dall'unione di Hafid Benzema, emigrato kabilo che lavorava come addetto alle pulizie, e di Malika Abdou, una francese originaria della città di Orani in Algeria. Benzema cresce a Bron all'interno di una famiglia numerosa, con 5 sorelle e 3 fratelli, di cui 2, Gresi e Sabri Benzema, sono anche loro dei calciatori in leghe dilettanti. È all'età di 8 anni che Benzema inizierà il suo percorso calcistico integrando il club locale di Bron. Benzema non è un calciatore che si potrebbe definire come piccoletto e tanto meno rachitico perché dall'alto del suo 1,85 m e dei suoi 85 kg tutto muscoli. KB9 sa benissimo difendersi sull'erba. A 9 anni, Benzema gioca con la squadra dell'SC Bron Terreyon contro i pulcini dell'Olympique Lyon. Il giovane prodigio del pallone segnerà più riprese durante questa partita e fornirà una prestazione più che memorabile. Qualche giorno dopo, raggiungerà le fila dell'OL. La favolosa epopea di Benzema iniziò allora a scriversi. Benzema porta numerosi soprannomi, ma i più famosi rimangono quelli che porta da quando gioca al Real Madrid, KB9, oppure El 9, in riferimento al numero 9 della sua maglia con il club madrileno, che ha contribuito a rendere mitico agli occhi dei tifosi. Appassionato di rap, Benzema fa una comparsa molto apprezzata nel videoclip dal titolo Walla Book del rapper Buba nel maggio 2016. Questa comparsa è stata peraltro percepita molto male all'interno della stampa spagnola a causa del lato gangster rap della canzone. Con un totale di 327 gol all'attivo, KB9 è il secondo miglior marcatore della storia del Real Madrid, appena dietro Cristiano Ronaldo, che possiede un totale di 450 gol. Oltre ad essere stato il suo allenatore al Real tra il 2016 e il 2021, Zinedine Zidane è ancora un grandissimo amico di Karim Benzema. Un giorno, Zidane ha persino dichiarato ai giornalisti sportivi che considerava quest'ultimo come il proprio fratellino. Karim Benzema vale attualmente 30 milioni di euro nel calciomercato internazionale. Il suo valore di mercato più alto era tra il 2016 e il 2017, in cui il giocatore valeva 60 milioni di euro. Con un valore di mercato di 30 milioni di euro, Benzema si è classificato al 104esimo posto della classifica mondiale dei calciatori. Tuttavia, è secondo nella lista dei giocatori nati nel 1987, appena dietro Lionel Messi, il quale invece vale 50 milioni di euro. Mentre giocava ancora per la squadra dei giovani dell'Olympique Lyon, Karim Benzema officiava anche come raccattapalle per la squadra maggiore. Il 1 luglio 2009 rimarrà una grande data nel calendario di Benzema, visto che in quel giorno venne ufficializzato il suo trasferimento verso il prestigioso club spagnolo del Real Madrid. Karim Benzema è un grandissimo appassionato di vestiti firmati e il suo guardaroba provocherebbe la gelosia delle più grandi star della moda. Il calciatore possiede persino una collezione di cinture di cuoio che sarebbero alcune decine di migliaia di euro, ma anche delle borse Louis Vuitton in edizione limitata. Benzema è stato campione di Spagna 4 volte con il Real Madrid, nel 2012, 2017, 2020 e 2022. Il nativo di Bron ha anche 2 Coppe del Re al suo attivo vinte nel 2011 e nel 2014, così come 4 edizioni della Supercoppa di Spagna di cui è stato il vincitore nel 2012, 2017, 2019 e infine nel 2022. L'account Twitter di Karim Benzema è seguito da un po' più di 17,9 milioni di follower, mentre la sua pagina ufficiale di Facebook mostra 43 milioni di follower. Il Real Madrid ha sborsato un totale di 35 milioni di euro per acquistare Karim Benzema e farlo trasferire dall'Olympique Lyon. Questa cifra dovrebbe aggiungersi anche a un bonus di 6 milioni di euro che era relativo alle prestazioni del giovane calciatore in campo. Disponendo della cittadinanza francese ma essendo di origine algerina, Karim Benzema avrebbe benissimo potuto giocare per la nazionale algerina che non ha mancato di avvicinarlo in questo senso quando ha iniziato a rivelare il suo favoloso talento. Ma come ben sai, KB9 ha preferito impegnarsi con i Blues per la sua carriera internazionale. Il Karim Benzema è un film diretto da Florent Bodin e Damien Piskrel, uscito il 2 maggio 2018 su Netflix. Il lungometraggio riferisce gli eventi legati allo scandalo del video porno che aveva escluso Benzema dalla nazionale francese nel 2015. Il nativo di Lione è un grande appassionato di rap e hip hop, soprattutto di rap francese. Nel 2011 fa così una comparsa molto apprezzata su un titolo di rap, Fais-moi la passe. Benzema è molto attivo sui social in cui è abituato a condividere il suo quotidiano con i suoi fan. KB9 possiede così più di 60 milioni di follower su Instagram che seguono appassionatamente tutte le sue pubblicazioni.
i vari video di Karim Benzema pubblicati su TikTok totalizzano praticamente 1 miliardo di visualizzazioni. Questi video brevi sono stati trasmessi da una moltitudine di account sulla piattaforma cinese, benché nessuno di questi appartenga al giovane calciatore. La vita sentimentale di Karim Benzema non è affatto tutta rose e fiori. KB9 era così in relazione con Chloé Delaunay, con la quale aveva avuto il suo primo genito, una bambina di nome Amelia nata il 3 febbraio 2014. Ma questo idillio finisce abbastanza presto perché il calciatore si sposerà con la modella Cora Boutier che gli darà un figlio nel 2017 il quale porta il nome di Ibrahim Benzema. La telenovela sentimentale non si ferma qui, perché nel 2020 KB9 lascia Cora per tornare con Chloé Delaunay. La coppia dà alla luce il loro secondo figlio, il piccolo Yuri. Al giorno d'oggi, il calciatore è in relazione con la modella americana Jordan Ozuna. Benzema non è solo un ottimo calciatore, ma anche un ottimo businessman. KB9 ha infatti creato nel 2019 un'agenzia di comunicazione a Parigi battezzata la 9 Agency che è ben piazzata. El 9 possiede una stupenda villa d'architetto della periferia di Sud, a qualche passo dal centro della città di Madrid, valutata oltre 5 milioni di euro. Questa meravigliosa dimora di 864 metri quadri dispone di un immenso giardino, di una meravigliosa piscina e contiene inoltre una lussuosa vasca idromassaggio e una grande palestra. KB9 dispone di un garage all'altezza delle sue imprese in Liga con una collezione di belle meccaniche letteralmente fuori prezzo. Così, ad eccezione delle sue due preziose Bugatti, la Veyron e la Chiron, che esibisce regolarmente su Instagram, la star del Real Madrid possiede anche a casaccio una Lamborghini Urus, una Huracan Spider, così come una Aventador. Benzema ha un debole anche per le belle tedesche, visto che possiede anche una splendida Mercedes McLaren SLR, un Audi Q5, così come una Porsche 911 Turbo. Benzema va pazzo per gli orologi di lusso, soprattutto quando sono provenienti dalla Svizzera e sono oltraggiosamente onerosi. El 9 esibisce così ai suoi polsi dei modelli prestigiosi quanto il Rolex Philippe Patek oppure Audemars Piguet. Il cacciatore possiede anche 3 edizioni limitate del marchio Richard Mille, una RM055 di 140.000 euro, una RM6702 che costa circa 150.000 euro e una RM095 Yasmerina valutata 250.000 euro. La star del Real Madrid abita solo a 15 minuti in auto dall'aeroporto Adolfo Suarez Barajas, cosa che fa in modo che non è mai in ritardo per i suoi voli verso le sue destinazioni abituali, Dubai, Miami e Lione. Ma anche se fosse in ritardo, KB9 non ha da temere di perdere il suo volo, visto che si sposta solo con un jet privato, specialmente noleggiato per lui con tutti i servizi di lusso che puoi immaginare. Il prestigioso palmarès del nativo di Bronne e le sue imprese con il Real Madrid sono letteralmente mozzafiato. Stampato sulla sua maglia bianca il suo numero mitico, El 9, ha portato la prestigiosa Champions League 5 volte, nel 2014, 2016, 2017, 2018 e nel 2022. Karim Benzema è anche stato il vincitore di 4 edizioni della Supercoppa UEFA nel 2014, 16, 17, 22, così come di 4 altri trofei della Coppa del Mondo per il club che ha vinto con la sua squadra nel 2014, 16, 17 e infine nel 2018. Durante le sue partite con i Blues, Karim Benzema non ha mai cantato la Marsigliese con i suoi compagni di squadra, semplicemente a causa delle parole guerriere dell'inno. Purtroppo per lui, il giocatore ha fatto le spese per la sua presa di posizione pacifica, visto che i partiti di estrema destra in Francia non hanno mancato di trattarlo praticamente come traditore della nazione. Tra le altre cose, è il primo giocatore francese della storia a raggiungere la soglia dei 300 gol con un solo club, il Real Madrid. È il primissimo giocatore francese della storia a segnare più di 10 gol in una stessa stagione di Champions League. El 9 è decisamente un Casanova esperto che colleziona le conquiste come un filatelista colleziona i francobolli, ma una voce folle sosterrebbe che Karim Benzema abbia avuto una relazione con la famosa cantante Rihanna. Queste voci sono state fondate su foto che mostravano la coppia nel 2015, ma né l'una né l'altro hanno smentito o confermato alcunché riguardo alla loro presunta avventura sentimentale. Karim Benzema è stato anche in relazione con un'altra cantante francese, altrettanto famosa. Si tratta dell'artista della Corsica, Jennifer, che il calciatore aveva incontrato in concerti di beneficenza. Nel 1998, durante la famosa finale Brasile-Francia, Karim Benzema tifava per la nazionale brasiliana e non per la nazionale del suo paese, infatti a quell'epoca, il bambino idolatrava letteralmente il brasiliano Luis Nazario Ronaldo col quale si identificava sul campo.
El 9 è forse un terrore sull'erba, ma l'aria non si può dire che sia il suo elemento. Infatti KB9 avrebbe avuto sudori freddi durante un volo in aereo con il resto della nazionale francese. L'apparecchio fu un po' scosso da turbulenze aeree, e secondo Frank Ribéry Benzema avrebbe passato un bruttissimo momento. Ora dici cosa ne pensi dell'incredibile percorso di Karim Benzema e della sua ascesa folgorante in cima al calcio mondiale. Altri video interessanti ti aspettano. Grazie, e a presto!